Ciao, vediamo quest'ultima riga per questa pagina ed è così. Siamo al Mi, perché questo è giù di un tono, quindi questo è un Mi, poi il Mi qua sulla quarta corda, il secondo tasto e la nota Sol, che è la terza minore del Mi, quindi Mi minore. Ok, basso e canto insieme. Pollice anulare, sesta e prima corda. E poi io faccio pollice e pollice ancora sulla quarta corda. Io faccio questo con la mano destra. Poi indice medio, quindi pollice sulla quarta corda, indice sulla terza, medio sulla seconda. Torno indietro, indice sulla terza. E pollice sulla quarta e ancora una volta soltanto dall'alto al basso, quindi la diteggiatura della destra non saprei, adesso mi è venuta così, però può essere che non la faccio così. Comunque andiamo avanti, la seconda metà. Questa posizione da imparare. Sulla prima corda al settimo tasto, nota Si, il medio, il secondo dito della mano sinistra, sul quinto tasto della seconda corda la nota Mi e abbiamo il Do diesis sulla terza corda, sesto tasto della terza corda, col terzo dito, l'anulare. E quindi abbiamo le prime due corde, quella prima e la seconda, insieme con medio e anulare, poi l'indice sulla terza corda. Ecco, adesso dobbiamo suonare la nota La. La diteggiatura che adoperiamo, vediamo qual è, devo suonarla perché se non mi viene. Quindi premiamo La con l'indice, col primo dito. Dopodiché spostiamo la mano e risuoniamo sì il La di nuovo, ma questa volta col quarto dito. E intanto suoniamo il basso, la sesta corda. Dunque, poi dobbiamo mettere qua il Re maggiore, basso Fa diesis, se abbiamo studiato i rivolti, se li avete già studiati. Ok, primo rivolto di Re maggiore. Abbiamo finito. Quarta, terza, seconda, terza, quarta. Ok, e poi si va alla prossima pagina, quindi al prossimo video. Oh, che bello, cortissimo questo, 3 minuti. Ciao!